Ciao a tutti, ben ritrovati. Sono Gabriele, sono alla collezione di geologia di Bologna, Museo Giovanni Capellini. In queste sale sono custoditi moltissimi reperti fossili di animali e vegetali vissuti milioni di anni fa. I fossili sono resti di antichi organismi che, grazie alla loro conservazione nelle rocce, sono giunti fino ai giorni nostri. Sono quindi delle importantissime testimonianze di un lontano passato. La paleontologia è proprio la scienza che si occupa dello studio e della ricerca dei fossili. Non tutti gli organismi vissuti nel passato, una volta morti, si sono fossilizzati. Il processo di fossilizzazione è un processo molto, molto raro e avviene solo in determinate condizioni. Un fattore molto importante è il tempo. È necessario che l'organismo venga ricoperto da strati di sabbia, fango, terreno nel minor tempo possibile per non restare esposto all'aria e anche ad animali che potrebbero mangiarlo. Fondamentale per la fossilizzazione è anche la struttura dell'organismo. Ciò che si fossilizza con maggior facilità sono le parti più dure, come per esempio la struttura scheletrica di un animale o il tronco di un vegetale. Si fossilizzano invece più raramente quelle che sono le parti più molle, pensate ad esempio alla pelle di un pesciolino, oppure agli organi, o anche più semplicemente alle foglie invece di alcuni vegetali. Un altro fattore fondamentale, infine, è il terreno in cui questi organismi si fossilizzano. Vedremo che, a seconda del tipo di terreno, ci saranno diversi processi di fossilizzazione. Andiamo a scoprire allora questi processi. Ci troviamo qui in una delle sale più spettacolari della nostra collezione. Sono qui conservati, degli esemplari di mastodonte, dei grandissimi proboscidati, precursori degli elefanti vissuti dai 3 ai 4 milioni di anni fa. L'esemplare alle mie spalle, pensate, misura ben 7 metri di lunghezza con le sue lunghe zanne ed è alto oltre 3 metri. Questo esemplare è stato ritrovato in Italia. Quest'arto di mastodonte è un ottimo esempio di uno dei processi di fossilizzazione più comuni, quello per sostituzione o mineralizzazione. Che cos'è accaduto? Questo esemplare di mastodonte è morto, è rimasto coperto da sedimenti, strati di terreno e un po' alla volta quelle che sono le parti più molli, quindi gli organi, pensate persino la proboscide che il mastodonte aveva, si sono consumati, sono stati mangiati dagli agenti distruttori e si sono decomposti. Quello che è rimasto è la sua struttura scheletrica, le parti appunto. Nel terreno naturalmente scorre anche dell'acqua. L'acqua contiene i sali minerali che sono andati a sostituirsi completamente a quelli che invece sono gli elementi dell'osso, il fosfato di calcio. I sali minerali sono proprio entrati nelle porosità, quindi nei forellini più piccoli di quest'osso, che adesso è a tutti gli effetti pietra, si è per l'appunto mineralizzato. Se lo osserviamo attentamente, noteremo anche la sua colorazione un po' rossiccia. Che cosa è successo? Naturalmente in questo terreno era presente anche del ferro. Il ferro, assieme ai sali minerali, si è proprio andato a sostituire al fosfato di calcio. È avvenuto qualcosa di cui forse avrete fatto esperienza anche voi. Come saprete, infatti, il ferro, se resta a contatto con l'aria o con l'acqua, forma una patina di ruggine rossiccia. In questo caso è successo qualcosa di molto simile. La fossilizzazione non è un processo che avviene solamente per gli animali. Vi voglio mostrare ora dei vegetali fossilizzati. Quelli che sto toccando sono dei legni mineralizzati, sono ora a tutti gli effetti pietra. Che cosa è successo? Il terreno in cui sono rimasti era ricco in questo caso di silice, un elemento minerale piuttosto comune in natura, che si è andato a sostituire completamente a quelli che sono gli elementi organici del legno. Quindi ora abbiamo tutti gli effetti proprio pietra. Questa è una palma, ma a differenza dei legni che vi ho mostrato, non si è mineralizzata. È avvenuto un altro processo di fossilizzazione molto importante che avviene quasi esclusivamente per i vegetali. Si tratta della carbonificazione. Attenzione, la vedete nera, ma non si è bruciata. Che cosa è successo?
Anche questa palma è caduta, è rimasta per moltissimo tempo nel terreno, ma in un terreno molto particolare, era un terreno piuttosto asciutto e quindi i sali minerali che in genere si trovano nell'acqua erano del tutto assenti. La mancanza di acqua e quindi l'impoverimento di ossigeno ha comportato un arricchimento di carbonio che è andato a sostituirsi completamente agli elementi organici della pianta. La palma che ora vedete è a tutti gli effetti carbone e per questo motivo è così scura. Nei processi di fossilizzazione che abbiamo visto finora, quindi la mineralizzazione e la carbonificazione, non resta più assolutamente nulla di quelli che sono gli elementi organici, per esempio dell'animaletto o della pianta, ma come abbiamo visto abbiamo a tutti gli effetti pietra o carbone. Ci sono però alcuni processi di fossilizzazione particolari che consentono appunto di conservare e mantenere proprio quelli che sono gli organismi. Si chiamano processi di fossilizzazione per inglobamento in toto. Uno di questi avviene per esempio quando un organismo vivente, per esempio un piccolo animaletto, resta intrappolato nella resina. La resina è una sostanza che fuoriesce dagli alberi e sarà sicuramente capitato anche a voi di toccare, ha una consistenza e un colore simile a questi ed è appiccicosa. L'animaletto intrappolato muore per mancanza di ossigeno e con il passare del tempo nei sedimenti questa resina diventa ambra, una sostanza solida e trasparente. L'animaletto al suo interno mantiene anche quelle che sono parti più molli, come per esempio abbiamo degli insetti in cui possiamo notare ancora le loro antenne. Un altro processo di fossilizzazione in toto è l'ibernazione, ovvero la conservazione dell'organismo nel ghiaccio. Pensate che vi sono stati dei ritrovamenti eccezionali, per esempio nei ghiacciai della Siberia è stato ritrovato un mammut fossilizzato nel ghiaccio e pensate aveva ancora la sua pelliccia. Naturalmente parliamo di un processo di fossilizzazione molto raro e non è certamente uno dei più comuni. Ora che abbiamo scoperto alcuni dei principali processi di fossilizzazione, vi voglio mostrare dei fossili davvero importanti per i paleontologi. Sono i fossili guida, dei fossili cioè che aiutano il paleontologo a datare proprio il terreno, le rocce. Queste sono le ammoniti, dei molluschi estinti risalenti al Mesozoico. Le ammoniti erano carnivore e potevano essere anche molto più grandi di quelle che vedete. Raggiungevano fino ai 3 metri di diametro. Questi animali marini sono caratterizzati da una conchiglia esterna che, essendo la parte più dura, è ciò che ci giunge fossilizzato. La conchiglia è suddivisa al suo interno in diverse camere. Questa più grande e più scura è la camera d'abitazione, dove viveva il mollusco vero e proprio e da dove fuoriuscivano i suoi tentacoli. Quelle più piccole invece sono le camere d'aria, che l'ammonite riempiva di liquidi e di gas e quindi si appesantiva per andare verso il fondo del mare. Oppure le svuotava, si alleggeriva ed emergeva. Le ammoniti sono proprio dei fossili guida o fossili spia. Ma che cosa sono i fossili guida? I fossili guida servono al paleontologo per dare una datazione, per capire a quando risaliva una determinata roccia. Le ammoniti ne sono state ritrovate infatti in gran numero, le conosciamo molto bene, e i paleontologi sanno con certezza che appartengono al Mesozoico, ovvero all'era secondaria. I fossili guida come le ammoniti ci permettono di dare alla roccia una datazione relativa. Ma che cos'è la datazione relativa? Pensiamo di avere due rocce. Grazie ai fossili guida possiamo dire quale di queste due rocce è più antica e quale è più recente. Non possiamo dire con esattezza quando si sono formate, ma sappiamo che una si è formata prima dell'altra. Voglio provare a spiegarvelo meglio. Quanti anni ho secondo voi? Naturalmente, se non vedete la mia carta d'identità, il mio anno di nascita, non siete in grado di dare una datazione assoluta, sapere quindi esattamente quanti anni ho. Però potreste dire che io sono sicuramente più grande di voi e sono più piccolo, per esempio, dei vostri nonni. Riuscite quindi a dare una datazione relativa. Mentre l'ammonite è un importante fossile guida per quanto riguarda l'era secondaria, il Mesozoico, pensate alla stessa era in cui sono vissuti i dinosauri, il trilobite è invece un curioso animaletto, anche questo marino, un importante fossile guida per i paleontologi per quanto riguarda invece l'era primaria, il paleozoico, e quindi ancora più antico. Prende il nome di trilobite proprio perché il suo corpo, come potete vedere, è composto proprio da queste tre parti, questi tre lobi, ed è coperto da una corazza. Siamo arrivati alla fine del nostro percorso, che ci ha portato alla scoperta dei fossili e dei processi di fossilizzazione.
Spero vi sia piaciuto e vi aspettiamo presto in collezione per scoprire assieme altre tracce del passato.